Il programma Pallino Rosso. Prova a parlare. Provate a parlare. Bisogna che qualcuno dica qualcosa però. Pronto? Ecco, vai, prova, di prova. Prova. Sì, si muove, quindi vuol dire che... Ok. Allora, diamo inizio ai lavori della Commissione Affari Generali e Bilancio. Sono presenti Gambetta Valeria, Morelli Paola, Alice Fella, delegata da Resca Paolo, in quanto assente, Tardi Fulvia e Macaferri Giuseppe. Il primo punto all'ordine del giorno
Proposta di integrazione al regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, introduzione all'articolo 22 bis, linee programmatiche di mandato. Il punto è presentato dal sindaco Alessandro Enriquez. Sì, grazie Presidente. Allora, in previsione del Consiglio Comunale, essendo diciamo obbligatorio nel Consiglio Comunale che dobbiamo fare comunque entro il 31 luglio l'esposizione delle linee programmatiche di mandato, nel regolamento del Consiglio Comunale non era prevista espressamente questa parte. Quindi c'è la proposta di aggiungere un articolo, nella fattispecie l'articolo 22 bis, dove fondamentalmente vengono inserite all'interno del funzionamento del Consiglio Comunale le linee programmatiche di mandato. Io adesso ve lo leggo così come proposto sul lavoro effettuato soprattutto dal segretario. Nel termine dei 90 giorni decorrenti dalla data della riunione di insediamento del Consiglio, il sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato relative alle azioni dei progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. I consiglieri, nei 10 giorni successivi alla presentazione delle linee programmatiche di mandato, possono proporre le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche a tale documento mediante la presentazione di appositi emendamenti. Scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, nella seduta successiva il Consiglio vota le proposte di emendamento nell'ordine di presentazione, discusse e votate tali proposte, le linee programmatiche di mandato vengono poste in votazione nel loro complesso in forma palese. Non sono ammessi emendamenti presentati in aula nel corso della discussione. Fondamentalmente quindi si va ad aggiungere al regolamento del Consiglio Comunale la previsione specifica delle linee programmatiche di mandato. Se qualcuno ha qualcosa, qualche intervento, qualcosa da dire. In realtà volevo solo chiedere se era possibile, visto che io non ho sotto mano la lettura dell'articolo 22, al quale viene aggiunto l'articolo 20 bis, perché nel testo dell'atto non viene richiamato, giusto per avere una lettura integrale. La ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di compatibilità previste dal decreto legislativo 18 del 2000 numero 267, procedendo alla loro immediata soluzione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla perdita dei consiglieri comunali, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
previsto dal decreto legislativo 18/2000 numero 267. La ringrazio, anche se trovo poca attinenza tra l'articolo 20 l'articolo 22 e l'articolo 22 bis, nel senso che i contenuti mi sembrano diversi. Una sottolineatura che volevo riportare. Qualcun altro ha qualcosa da dire? Scorsa era stato deciso in Consiglio Comunale, nel senso che il fatto che non c'era l'articolo 22 bis, ma soltanto l'articolo 20 dello statuto che prevedeva la presentazione dei linee di mandato entro 90 giorni ai sensi di legge, il Consiglio Comunale dell'anno 2014 aveva dato là sul tempo, nel punto 2, dove i consiglieri comunali dovevano insomma, presentare eventuali integrazioni. Quindi era stato stabilito la sera del Consiglio Comunale dove era avvenuta la presentazione delle linee programmate, proprio perché non era previsto. Questa volta il segretario ha ritenuto più opportuno modificare il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale indicando proprio un articolo ad hoc. Il fatto che non intervenisse è perché non si voleva stravolgere completamente il in quanto l'articolo 22 è l'articolo che riguarda la validità, la presentazione delle norme e il punto successivo era la presentazione delle linee programmate di mandato, soltanto per questo motivo. Quindi si è sistemata una situazione che ai sensi dello statuto doveva essere fatta. Sono quelle di normativa, sono dettate. Allora, i 90 giorni è la normativa che non stabilisce, quell'altro è a discrezione di ogni singolo consiglio comunale. E l'altra volta era stato il consiglio comunale che aveva indicato i tempi della presentazione, però ai sensi dello statuto, nel 724,2 dice con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale. Sì, ai fini di renderla immediatamente attuabile, questa parte di integrazione proposta di modifica del regolamento sarà trattata prima della enunciazione delle linee problematiche di mandato. Passiamo quindi al punto successivo, il punto 2, proposta modifiche al regolamento per la concessione delle bacheche comunali.
punto illustrato dal sindaco Alessandro Reliquez. Sì, grazie Presidente. Fondamentalmente stiamo parlando delle bacheche a disposizione di partiti politici, gruppi consigliari, associazioni e anche istituzionali che sono presenti sia sul territorio di Arfi che di Mascarino. E una delle incongruenze, visto che comunque soprattutto per la parte riferita ai gruppi consigliari c'è l'attribuzione quindi degli spazi ogni volta che ci sono le elezioni, è stato un suggerimento che ho dato io leggendo un po' il regolamento, è quello di differenziare rispetto a quello che prevedeva già il regolamento il ruolo tra virgolette istituzionale dell'ente dal ruolo politico che ha la maggioranza consigliare. Fondamentalmente nel vecchio regolamento veniva trattata quasi esplicitamente una suddivisione degli spazi di bacheche elettorali accomunando l'attività istituzionale a quella del gruppo consigliare. Essendo comunque due attività completamente diverse, si è ritenuto portare in commissione, quindi anche successivamente eventualmente in consiglio, una proposta di modifica dove sostanzialmente si garantiscono degli spazi ai gruppi consigliari presenti in consiglio comunale, quindi ovviamente in questo caso sono due, però si lascia la possibilità, ovviamente essendo un regolamento che prevede una regolamentazione fino a nuova modifica anche per le future competizioni amministrative, differenziando il ruolo amministrativo dell'ente dal ruolo prettamente politico che spetta ai gruppi consigliari e rispetto all'attività istituzionale dell'ente stesso. Poi c'è una proposta di modifica da parte degli uffici che questo io riterrei opportuno un approfondimento nella parte il punto 2.7 dice numero 4 bacheche, parliamo qui di Porta Bologna, saranno riservate come segue: una all'amministrazione comunale intesa quindi come area istituzionale, uno al gruppo di maggioranza, una ai gruppi consigliari di minoranza e una alla provoca. Qui la discussione è fondamentalmente questa: lo spirito della proposta è non destinare solo ed esclusivamente uno spazio alla Proloco lasciando a tutte le altre, non lasciando spazio a tutte le altre. Fondamentalmente, secondo me qui va aggiustato un po' il tiro. L'animo della proposta è affidare al Proloco la gestione di quella bacheca in modo tale che ci sia comunque una struttura capofila che regolamenta anche l'utilizzo degli spazi e anche la pulizia, perché fondamentalmente sulla gestione delle bacheche c'è tra virgolette l'autogestione di chi le ha in carico, quindi ogni soggetto che ha in carico la gestione delle bacheche ne deve curare anche tra virgolette il decoro stesso. Si era fatta questa proposta di assegnare alla Proloco la gestione della bacheca, ma con l'animo di garantire comunque pluralità di spazio anche alle altre associazioni. Quindi qui per quanto mi riguarda, comunque dal mio punto di vista, se siamo d'accordo ad affidare la gestione della Proloco, dovremmo comunque specificare, poi magari regolamentarlo in un altro, modo, e comunque specificare che alla Proloco spetta la gestione diretta, ma che comunque sarà la Proloco stesso a dover garantire gli spazi, quindi la pluralità alle altre associazioni presenti sul territorio. Se qualcuno ha qualcosa da dire. Quindi, se ho capito bene, questa proposta arriverebbe in Consiglio Comunale con un testo diverso da quello che stiamo vedendo adesso, quindi con una modifica.
Dopo devono fare con quella che verrà data al parroco, o comunque ci saranno, che ne so, i calciatori con la loro bacheca, la DVS, l'Avis e la parroco ha una sua bacheca? No, la bacheca è unica, quindi non abbiamo disponibilità di spazi per garantire ad ogni associazione una, diciamo, una bacheca specifica, quindi la proposta è quella che, diciamo, è quello che c'è già adesso. Poi vedremo in seguito se ci saranno più bacheche e una può essere destinata direttamente alla Proloco e altre associazioni possono gestirla. No, il senso è affidare alla Proloco la gestione della, diciamo, delle bacheche destinate alle associazioni, però deve essere una bacheca comunque condivisa, quindi senza escludere altre associazioni, come sostanzialmente viene adesso, cioè tutte le associazioni riconosciute sul territorio hanno la possibilità comunque di inserire qualcosa sulle bacheche. Scusate, perché anche io faccio fatica a capire. Quindi le altre associazioni oggi, quando hanno bisogno di uno spazio, fanno la richiesta al comune, mentre invece domani fanno richiesta alla Proloco. La proposta potrebbe essere questa: si fa un'assegnazione di gestione di quella bacheca alla Proloco, poi la Proloco disciplina l'utilizzo con le altre associazioni. Oppure possiamo semplicemente destinarla alle associazioni, quindi aprendo completamente a tutte le associazioni Proloco inclusa, e diciamo, togliere quella incombenza alla Proloco di dover gestire come ente associativo capofila la gestione della bacheca stessa, fondamentalmente. Ma io, visto che è citato anche chiaramente qui nel regolamento, ognuno deve rispondere penalmente e civilmente di quello che viene affisso, io per non mettere in difficoltà anche i ragazzi della Proloco, visto che sono nei primi anni, suggerirei che ogni associazione fa richiesta, riceve il suo spazio e non è responsabile. E poi in più volevo dire, anziché togliere uno spazio alle minoranze, perché di fatto adesso la minoranza è un solo gruppo, ma domani potrebbe essere uno o due gruppi, quindi mentre loro si dovrebbero dividere uno spazio, la maggioranza avrebbe comunque tutto il suo spazio intero. Io suggerirei di spostare la Proloco in quelle bacheche che ci sono sul territorio, tipo ad esempio l'Argine dei Giardini, dove peraltro è più visibile per questa tipologia di attività. L'Argine della Proloco abbia bisogno di pubblicizzare manifestazioni e cose di carattere, diciamo, più ludico e più di svago che non di questioni politiche. E questo sarebbe in linea anche con il discorso che faceva lei, sindaco, di mantenere distinte un po' le cose, come così lei manteneva distinto l'amministrazione dalla parte politica. Anche la Proloco in effetti non ci azzecca molto, la parte politica è un po' un genere diverso, quindi io mi sento di suggerire o di valutare se possibile una soluzione di questo genere. E poi devo dire, forse con rammarico, forse con negligenza mia, non lo so, ma mi corro adesso che c'era una bacheca a disposizione per le minoranze anche via primaria, mascherina, cosa di cui non eravamo stati informati, non ci hanno dato la chiave e quindi vabbè, adesso prenderemo atto che in realtà anche mascherina, cosa che a noi ci sembrava strano, non ci fosse, volevamo chiedere e proporre di instaurare, in realtà c'è già da tempo una bacheca posizionata via primaria. Sì, rispetto alle considerazioni del consigliere Maccaferri, diciamo soprattutto dalla parte, diciamo, della responsabilità civile e penale, allora responsabilità civile e penale, diciamo, poco conta con diciamo, la distribuzione fisica degli spazi, perché la responsabilità civile e penale di ciò che comunque uno espone, comunque scrive del pensiero, è data proprio dall'atto che si fa. Non nascondo che anche a me diciamo, questa proposta piace poco, nel senso che preferirei
lasciare spazio a tutte le associazioni di fare le specifiche richieste senza incombere sull'associazione in particolare, anche diciamo, per evitare il rischio che attraverso eventuali incomprensioni tra gruppi dirigenti comunque si creano delle inutili tensioni. Quindi questa parte diciamo, riferita a in questo caso sono inserito come prologo, proporrei di inserirla nella proposta di deliberazione del Consiglio Comunale destinata alle associazioni, così come avviene per la parte riferita a Mascarino. Invece per quanto riguarda lo spazio dedicato ai gruppi consigliari, io non credo che al momento, ma neanche in futuro, ci sia, perché parliamo di spazi dedicati alla maggioranza e spazi dedicati uno ai gruppi consigliari di maggioranza e uno ai gruppi consigliari di minoranza. In questo caso diciamo, il gruppo consigliare di minoranza è una, però magari possiamo specificarla meglio, possiamo scrivere una ai singoli gruppi consigliari di minoranza. Quindi diciamo che la proposta probabilmente che poi andremo ad inserire diciamo, nei fascicoli del Consiglio Comunale potrebbe essere questa, una ai singoli gruppi consigliari di minoranza e una alle associazioni presenti sul territorio. Politiche e la richiesta deve essere fatta da un elemento riconosciuto, c'è scritto, un referente riconosciuto. Ecco, cosa si intende per questo riconosciuto? Che modalità, cioè che cosa chiede il comune perché sia considerato un rappresentante riconosciuto? Referente riconosciuto, diciamo che nella strutturazione odierna dei partiti lascia poi spazio di verifica agli uffici. Esempio, ci sono dei gruppi politici che hanno un rappresentante, non avendo un circolo, una sezione, ci sono partiti politici che hanno un loro rappresentante nella figura del segretario, quindi diciamo che di fronte ad una richiesta da parte del gruppo politico specifico, gli uffici faranno le valutazioni se quella persona agisce non per conto del gruppo politico stesso, usando gli strumenti di verifica che ha a disposizione, non essendo standardizzata diciamo, la legale rappresentanza dei singoli partiti politici. Se noi guardiamo la realtà argilese, ma non solo, ci sono dei partiti politici che hanno conseguito risultati elettorali, comunque hanno una rappresentanza del territorio, ma non hanno per esempio un circolo, non hanno un segretario di partito, ma non per questo non debbano essere diciamo, tenuti in considerazione. Quindi arriverà una richiesta del referente politico del partito X, ovviamente gli uffici faranno delle verifiche per capire se quella persona è effettivamente un referente di quel partito oppure si sta tra virgolette manifestando per qualità che non ha fondamentalmente. Queste sono verifiche. No, però scusi Sindaco, non credo che mi abbia risposto, forse non ho spiegato bene la mia domanda. Io sono d'accordo con lei che anche chi appartiene a un partito o non partito, la realtà italiana adesso è fatta anche da non partiti, che non ha un circolo qui con un segretario come normalmente viene eletto nel vostro caso, debba essere rappresentato. Le mie domande erano proprio relative a questo, perché lei dice l'ufficio farà delle verifiche opportune per vedere se questa persona ha le credenziali giuste. Però capisci che detto così generico si apre un vulnus, perché quali sono queste credenziali? Se noi non lo sappiamo a priori, rischiamo che, non so, di farci fare una lettera non autografata
ho un'email che poi l'ufficio si rifiuta e dice no, questo non mi va bene. Allora, voi cosa vorreste? Perché noi dobbiamo rivolgerci ai nostri movimenti, leghe, cose varie e chiedere un atto ben preciso, perché altrimenti lei sa che si creano dei contenziosi anche a livello di paese, perché uno dice no, rappresento io questo, no, lo rappresenti tu, e quindi vorremmo sapere che cosa chiedere compatibilmente con quello che poi i movimenti e i partiti possono fare, perché anche loro devono fare degli atti che non è che possono scrivere quello che vogliamo noi, loro fanno gli atti che sono per statuto loro, per regolamento loro sono in grado di produrre. Allora, come avviene nei partiti strutturati attraverso quindi delle elezioni dei rappresentanti locali, ci sono delle rappresentanze provinciali o regionali che comunque danno l'ok al riconoscimento della soggettività locale dell'appartenente. Esempio specifico, un partito che non ha una segreteria, non ha un circolo, è opportuno, secondo me, che ci sia una segreteria provinciale, un movimento provinciale che comunque riconosca intanto il partito, il movimento stesso sul territorio, indicandolo nella persona che intende nominare. Questo suppongo che possa accadere nei casi di eventuali contenziosi all'interno di una compagine politica stessa, cioè potrebbe verificarsi la denegata ipotesi in cui una rappresentanza politica sia rivendicata da più componenti. In questo caso la valutazione sulla effettiva rappresentanza locale sul territorio dovrà essere per forza parte regolamenti anche dei partiti o dei movimenti stessi, essere fatta dagli organi superiori rispetto alla rappresentanza cittadina. Mi viene da pensare agli organismi provinciali e regionali. Ringrazio la spiegazione, però sinceramente io non mi è chiaro come si possa fare, perché ad esempio vi parlo di un movimento che conosco bene, che è il Movimento 5 Stelle, che come ordine ha gli attivisti, i simpatizzanti, partendo dal basso, gli attivisti che sono iscritti alla piattaforma Rousseau, e poi non ci possono essere i consiglieri comunali, i capigruppo comunali, ma ad esempio nel caso di Agile quest'anno non si è presentato nessun gruppo come Movimento 5 Stelle puro, e quindi non c'è ufficialmente unità o un gruppo costituito, però alle elezioni politiche il movimento c'era, quindi in base al regolamento avrebbe diritto di una rappresentanza. Allora, con che criterio? Se ad esempio gli dico, si presenta un attivista riconosciuto da un gruppo di simpatizzanti locali, è un criterio sufficiente o lei ha bisogno di un documento di non so chi, a livello regionale, che dice Tizio Caio Sempronio è il nostro rappresentante locale? Io non so se i nostri consiglieri regionali abbiano facoltà e titolarità per produrre dei documenti del genere. Cioè, il suo modo di ragionare è corretto per un partito come il suo, che è strutturato da anni sul territorio, ha un'organizzazione che viene dal passato, però non so se nel nostro caso possa calzare, poi magari anche in caso di altri movimenti o gruppi politici. Prendo ad esempio quello che è stato appena indicato, l'esempio tipico del Movimento 5 Stelle, che sul territorio di Castello d'Arso comunque ha ottenuto un significativo risultato, ed è giusto, secondo il regolamento, che abbia uno spazio, così come la Lega, che non hanno un circolo o comunque una sezione di partito, perché hanno una struttura diversa rispetto a quello che può essere il Partito Democratico, che ha pari dignità secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento. Il problema nasce nel momento in cui, soprattutto negli uffici, nel momento in cui ci sono delle richieste parallele rispetto ad un unico partito. In questo caso l'ufficio deve decidere e deve fare delle valutazioni, però le valutazioni deve fare facendo un'istruttore specifica, perché ogni partito ha una peculiarità. Se io prendo
diciamo, lo statuto del Partito Democratico, so che c'è una scala e viene, alla fine si arriva a un risultato. Sapendo il Movimento 5 Stelle ha una sua organizzazione, la Lega può avere un'altra organizzazione, la Forza Italia anche il Sapo può avere una articolazione diversa, quindi al fine di valutare il referente nel caso in cui nasca poi un contenzioso interno, fondamentalmente, quindi non è che ci siano due rappresentanti di un partito che dicono io rappresento una fascia del partito, io rappresento un'altra fascia del partito e vediamo due bacheche diverse. In questo caso è ovvio che l'ufficio, dotandosi delle conoscenze che ha a disposizione, soprattutto di prove documentali, che per forza di cose devono arrivare da regolamenti o comunque da documentazione a questo punto proveniente da organismi gerarchicamente superiori, parlo proprio di rappresentanza di partito, risolvere diciamo, la questione. Se invece non ci sono preclusioni da parte di altri cittadini, comunque di altre rappresentanze di territorio, di fronte ad una richiesta di occupazione spazio sulle bacheche da parte di una struttura di partito riconosciuta, basta il riferimento locale. Poi aggiungo anche questo, diciamo, anche con degli aspetti legali specifici, nel momento in cui uno dichiara di agire il nome per conto di qualcun altro, lo deve fare con cognizione di causa, non può inventarsi le cose, perché anche questo poi ha dei rilievi sia civilistici che penali, fondamentalmente, quindi si assume anche diciamo, il rischio di eventuali false dichiarazioni che nel momento in cui si va a trattare con la pubblica amministrazione fanno sempre, vengono sempre comunque prese in considerazione. È ovvio che ci può nascere un contenzioso specifico, quel contenzioso deve essere trattato, a questo punto mi viene da pensare, tenendo in considerazione anche elementi di rappresentanti di garanzia presenti nei partiti stessi. Standardizzare come questi rappresentanti, diciamo, questi eventuali contenziosi possono nascere è difficile, perché non stiamo parlando di una composizione partitica di 30 anni fa, quando fondamentalmente quasi tutti i partiti avevano chi più chi meno comunque la stessa impostazione statutaria, con delle piccole varianti, ma comunque erano ben riconosciute. Si partiva dal segretario nazionale fino ad arrivare al segretario cittadino, addirittura di zona, di città, capoluogo. Oggi non è più così, perché diciamo, anche la composizione partitica è completamente stravolta rispetto a quello che poteva essere un metro di giudizio molto più standardizzato rispetto a quello che è oggi. Giusto, ma per raggiungere l'elemento di pressione, facciamo l'ipotesi che per il PD, per esempio, lo statuto prevede il segretario del circolo locale, no? Punto di riferimento. Mettiamo che il nostro a destra o d'asse nel circolo si litiga e non ci sia più segretario, si fa riferimento alla provinciale. Magari in provincia hanno litigato e adesso anche sono commissariati. Cioè, a un certo punto, poi, se la situazione è di difficile risoluzione, l'ufficio si ferma e aspetteremo tempi migliori perché quel partito possa essere nelle condizioni di indicare un rappresentante, nel senso che poi se non ci sono le condizioni non è obbligatorio che si aspetta che ci siano, ma è una pura riflessione, no? Immaginando scenari di ogni tipo che non possono essere regolamentati, è chiaro che se un partito poi ha dei problemi se li risolverà, dopodiché riuscirà a utilizzare gli strumenti previsti. Era così, un'altra lettura però. E poi possiamo andare a risolvere il problema di altri. Non è che si chiede che voi risolviate i problemi degli altri, anche perché lui in caso suo è proprio, che insomma gli basta. È che voi ragionate con la struttura del vostro partito, che così e questa cosa calza benissimo nel vostro caso. Ripeto, nel caso, allora la Lega adesso forse mi dovrei consultare con loro, perché io non conosco, ma so ad esempio che la Lega è quello commissariata da Moro, quindi la Lega Provinciale è commissariata, quindi anche loro avrebbero difficoltà a trovare probabilmente un riferimento. Finisco l'intervento un attimo solo.
E nel caso del Movimento 5 Stelle, che ripeto non è che lo voglia portare al di sopra degli altri, che conosco bene, noi possiamo chiedere un attivista già ufficialmente riconosciuto, quello. Però se vado dal parlamentare o anche dal consigliere regionale, lui non fa questo certificato, perché non è solo sotto elezioni, quando c'è l'uso del simbolo, allora lui viene fatto la dichiarazione, perché si sa che per legge ci vuole qualcosa, ma ci vuole tutta Italia. Io non posso andare a dire fatemi questo documento, che è un comune piccolo dell'Emilia Romagna che ha bisogno di queste cose per la bacheca. Se gli attivisti di Castello d'Arso decidono che Alice li rappresenta, no, per dire, caso di questo tipo, se gli attivisti di 5 Stelle di Castello d'Arso decidono che Alice li rappresenta, poi il comune cosa ha da obiettare? Se li rappresenta due, il comune dopo. Insomma, però. Non è che possiamo sopperire. Il sito pubblico non esiste qualcuno che possa, nel suo caso, che possa dire che è il suo. Faccio parlare, cioè no, il Presidente deve far parlare. Io avrei una proposta, quando ci avete sentito anche. No, era solo per buonasera, era solo per chiedere un attimino. Allora, io mi presento come tessera della Lega, ok? E penso che sia sufficiente. Rispetto a qualcun altro che si presenta come referente della Lega, a quel punto uno dice ma a che titolo tu ti presenti come referente della Lega? Sei interessato? Sei non sei interessato? Questo qui non credo che sia il caso. Io arrivo come rappresentante della Lega con tanto di tesseramento, penso che sia agevolato rispetto all'altra persona. Perché per essere tesserato, perché sono riconosciuto a livello provinciale, quanto meno anche a livello nazionale, perché adesso è nazionale. Quindi. Sì, il problema Giovanni è che loro ti diranno, e se sono due che hanno la tessera che vengono a chiedere la bacheca, io mi suggerirei questo come proposta. Nel caso in cui non ci siano, come diceva il sindaco, che effettivamente il caso bisogna evitare e gestire due richieste parallele, o tramite testo o certificazione che il tizio è iscritto in un qualche modo tramite la piattaforma Rousseau, in qualche modo online è un iscritto, prendere per buona se non ci sono contestazioni e conflitti. Nel caso invece c'è qualcosa di parallelo, allora lì sì che sono d'accordo di dire che gli uffici si fermano fin tanto che non arriva qualcosa a livello ufficiale che derima la questione, ma restringerei quella soluzione lì proprio ai casi di conflittualità. Sì, rispondendo alle considerazioni che faceva il consigliere Mancaferri, ma anche il consigliere 5, per quanto mi riguarda, in questo caso faccio un po' un passo indietro anche alla militanza politica che ho avuto, per quanto mi riguarda, e credo che possa riguardare un po' tutti a livello istituzionale, è ovvio che nel momento in cui si presenta un'istanza per un partito politico, che può essere qualunque partito politico, e contestualmente arriva altra persona, un altro soggetto che presenta la stessa istanza e non c'è neanche il binomio 1-1, cioè rappresentanza del partito con tesseramento specifico, è ovvio che l'amministrazione pubblica deve prendere in considerazione chi ha la tessera, quindi ha un titolo per agire in nome e per conto di un partito politico, di un'associazione di altro. Quindi rispondo positivamente alla sollecitazione del consigliere 5. Mi riservo di a questo punto valutare con l'ufficio una proposta che racchiuda anche le indicazioni del consigliere Mancaferri, preso atto che nel momento in cui, quindi evidenziando maggiormente l'identificazione da parte del cittadino di Castello d'Arcio con un partito specifico, che può essere la piattaforma Rousseau piuttosto che il tesseramento. Resta inteso che nella situazione estrema in cui due persone che sono contestualmente iscritte o che fanno parte della piattaforma, che comunque sono state indicate come referenti in diverse competizioni elettorali, come referenti sul territorio,
rigore per quanto riguarda i rappresentanti di lista, mi viene da pensare. Quindi diciamo hanno pari titolo, a questo punto resta inteso che gli uffici devono fare una valutazione per individuare diciamo nella maniera corretta, servendosi anche della consultazione di organismi terzi rispetto al, diciamo, ai contendenti in questo caso, per diciamo, l'attribuzione del titolo di rappresentante di un partito o di un movimento politico sul territorio. Io spero che, vivamente che non, con la crisi della politica non si arrivi a tutto questo, perché parliamo tanto di disaffezione della politica, però speriamo che non ci siano più persone che comunque rivendichino diciamo delle appartenenze, e quindi che questo possa essere tra virgolette risolto soprattutto all'interno degli organismi democratici di ogni singola componente politica, in modo tale poi che l'amministrazione tenga riferimento di quella che è la risultanza della, diciamo, della vita democratica all'interno dei partiti e dei movimenti stessi. È ovvio che l'amministrazione, in questo caso il Comune di Castelrodaggine, ma qualsiasi amministrazione, poco dovrebbe entrare, e se lo fa, lo deve fare con punta di piedi, nell'autonomia da parte dei singoli partiti politici. Chiedo un'ultima precisazione, e cioè chiedo che dopo la parola partiti politici venga aggiunta la parola, le parole e movimenti, proprio alla luce di quello che abbiamo appena detto, e per evitare esclusione. Per quanto riguarda l'individuazione, quindi accogliendo i suggerimenti del consigliere Mancafede, adesso ci riserviamo di confezionare una proposta che vada proprio in quella direzione, cioè fare un riferimento specifico a rappresentanti sul territorio che comunque hanno dato o danno prova di un'appartenenza. Quindi. E lasciare che l'ufficio indaghi nel caso solo dove ci sono. Guardi in caso di richiesta. Passiamo al punto 3, proposta di convenzione con il Comune di Bentivoglio per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale. Il punto viene illustrato dal sindaco Alessandro Terriques. Sì, grazie Presidente, eventualmente se ci sono delle specifiche chiedo anche il supporto dell'assessore Michele Giovannini nella sua qualità di sindaco, ex sindaco uscente, quindi che ha seguito anche i passaggi precedenti. Qui sostanzialmente rinnoviamo la convenzione tra il Comune di Castelrodaggine e il Comune di Bentivoglio per quanto riguarda la segreteria comunale. E, nello specifico non andiamo ad individuare con diciamo, il rinnovo semplicità della convenzione, non andiamo a individuare la figura del segretario comunale, ma stabiliamo fondamentalmente la convenzione, quindi come il comune di Castelrodaggine e il comune di Bentivoglio regolano l'attività di segreteria.
rimangono invariate le condizioni rispetto al, diciamo, alla convenzione precedente, quindi stiamo parlando di un 80% della, che continua a rimanere in capo a Bentivoglio, il 20% che è in capo a Castello d'Argile. Fondamentalmente è un rinnovo della convenzione che poi ci permette eventualmente di procedere, diciamo, con atto successivo all'individuazione del segretario, come, diciamo, però come atto principale, fondamentale, dobbiamo procedere al rinnovo della convenzione. Sì, aggiungo solo che il 20% in sostanza si traduce in un giorno alla settimana. Quindi voglio, fino ad oggi ha avuto anche una convenzione con l'Unione, per cui il nostro segretario stava due giorni in Unione, due giorni in Bentivoglio e un giorno in Castello d'Argile, e del resto noi siamo economicamente più poveri, quindi però detto di questo, poi insomma quello che conta è riuscire a lavorare in sinergia e ad avere anche la flessibilità necessaria fra gli enti, qualora poi, come dire, ci sia bisogno una volta in più o in un giorno diverso. Fino ad oggi è accaduto. Okay, se qualcuno ha da dire qualcosa, sciocchezza in realtà. Nell'oggetto c'è scritto rinnovo convenzione con il comune di Castello d'Argile. Penso che volevate scrivere comune di Bentivoglio, immagino. Nell'ODG che è arrivato si parlava di convenzione con il comune di Bentivoglio e quindi non si parlava di rinnovo, mentre invece leggendo l'atto si tratta di rinnovo, c'è scritto anche nel dispositivo che si parla di un rinnovo, si parla di una convenzione che avrebbe avuto una scadenza naturale al momento della nomina, diciamo, dei nuovi consiglieri, ma in realtà in virtù di una norma che adesso non ricordo, dove è scritta c'è tempo 120 giorni successivi per poter fare questo, quindi diciamo in realtà si tratta di una convenzione, si capisco bene, che non è scaduta a tutti gli effetti, è ancora vigente, quindi stiamo rinnovando e diciamo che decorrono i termini tra virgolette di proroga dei 120, quindi dall'elezione dal nuovo mandato fondamentalmente decorrono i 120 giorni, quindi sì, non siamo abbondantemente dentro, però è qualcosa che dobbiamo fare. Sì, si fa comunicare che l'amministrazione ha tempo 120 giorni ai sensi del TUEL per eventualmente individuare un altro segretario comunale. In questo caso la scelta dell'amministrazione è stata di confermare diciamo la convenzione con il comune di Bentivoglio per la segreteria in convenzione e di conseguenza sarà poi anche riconfermato il segretario comunale. Quindi probabilmente gli uffici hanno un po' in quest'ottica hanno indicato rinnovo e convenzione, comunque adesso domani. Qualche altro intervento in merito? Allora, passiamo al punto successivo. Il punto 4, proposta modifiche e integrazioni allo statuto comunale, introduzione articolo 17 bis, conferimento deleghe ai consiglieri.
Il punto viene illustrato dal sindaco Alessandro Berlequez. Sì, grazie Presidente. Allora, la proposta odierna riguarda la possibilità di delegare singoli consiglieri comunali, quindi senza una distinzione specifica, quindi con il ruolo di maggioranza di opposizione evidentemente, a trattare, avendo tra virgolette una veste anche istituzionale, a trattare alcune questioni specifiche che di volta in volta il sindaco con delega può attribuire, dando tra virgolette un riconoscimento istituzionale a quello del consigliere stesso. Era un'attività che tra virgolette poteva essere trattata anche in maniera informale, rispettamento dell'attività del consigliere, ci sta anche, essendo un mandato ampio, quello che un consigliere specifico tratti delle materie in particolare, però inserendo questa parte di un conferimento della delega, si dà anche una veste tra virgolette istituzionale, quindi c'è anche una riconoscibilità del ruolo del consigliere nei confronti degli uffici, ma anche nei confronti della giunta o nei confronti delle commissioni. Quindi si tratta di porre in essere, quindi, la formalizzazione di questo conferimento delle deleghe. Io, se volete, io vi leggo la proposta di inserimento dell'articolo 17 bis. Allora, il sindaco, al fine di favorire il buon andamento dell'attività e dei lavori del Consiglio o il coordinamento con altri organi, enti ed associazioni, può attribuire ai consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione, collaborazione e studio su determinate materie, problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano lo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ed efficace esterna e non abilitano ad adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale dopo formale accettazione del consigliere delegato. Il consigliere incaricato ha diritto di ricevere nell'espletamento del proprio mandato la necessaria collaborazione della struttura comunale. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni della giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto e gli partecipa alle discussioni senza diritto di voto. Il consigliere incaricato è tenuto a partecipare alle riunioni delle commissioni consigliari che trattino questioni che rientrano nell'ambito dell'incarico affidatogli. L'incarico del consigliere delegato è a titolo non oneroso. Ci sono interventi, domande in merito? Sì, punto 4. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni della giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Cioè, quindi partecipa a tutta la riunione quando poi ci sono anche gli altri punti. Come è attualmente messo giù. O volevate dire che partecipa alle riunioni di giunta per i punti in cui... perché va precisato, altrimenti di fatto è la giunta di un elemento che non ha diritto di voto ma che partecipa alla discussione di tutti i punti. Allora, qui si specifica nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Sì, però la riunione di giunta non è che sia una sola in cui si affrontano molti punti, quindi è invitato alla riunione della giunta se c'è anche solo un punto cui lui è invitato, poi lui può stare a tutta la riunione della giunta, non ho capito com'è, come l'intenzione. No, l'intenzione è quella, un'interpretazione letterale, nella quale si discutono i temi attinenti all'incarico ricevuto, quindi l'interpretazione letterale, poi adesso magari possiamo anche definirla ma ancora più specificatamente, però la
proposta riguarda la partecipazione esclusivamente ai punti attinenti all'incarico, non alla riunione della giunta. Allora, secondo me abbiamo precisato meglio questo, perché per me non è chiaro come il costruttore. Cioè, concordo sulla conclusione, però avrei scritto partecipare ai punti inerenti al mandato che ha ricevuto. Io aggiungerei la parola limitatamente ai punti di interesse o ai temi. Secondo me basterebbe anche solo dire in questo punto il tema tenente nel carico ricevuto partecipando sempre al punto di voto. Va riferito sempre ai temi tenenti. Limitatamente per i punti oggetto della delega alle riunioni della giunta del quale si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Passiamo, avete altre richieste, interventi? No, rispetto allo statuto io faccio una breve considerazione, poi magari ci riserviamo per l'autunno di fare una valutazione più complessiva. Questa proposta ha un carattere molto funzionale. Resta inteso però che lo statuto, anche a detta del segretario, facendo anche una verifica comparandolo con i regolamenti, ha bisogno di una rivisitazione. Quindi un impegno che io propongo adesso nella modalità discorsiva, però prenderemo poi in considerazione anche gli aspetti formali, è quella di lavorare già dall'autunno all'individuazione di un percorso, e poi vedremo insieme come fare, o se istituire una commissione ad hoc oppure scegliere gli strumenti che abbiamo, mi piacerebbe per lo statuto, essendo comunque la madre delle regole di un comune, di farlo attraverso una commissione ad hoc, di lavorare su una modifica sostanziale dello statuto comunale, che adesso rappresenta anche sulla base di interventi normativi successivi la necessità di un ammodernamento. Questo è un discorso che possiamo affrontare anche preliminarmente con un altro gruppo e poi magari individuare il percorso che sia il più condiviso possibile, perché stiamo parlando delle regole generali che riguardano tutti e riguardano il futuro dell'ente a prescindere da chi adesso in questo momento lo rappresenta. Qualche intervento in merito? Allora, passiamo a...
pensiero. Punto 5. Verifiche equilibrio di bilancio ed assestamento generale. Anno finanziario 2019. Il punto viene spiegato dall'assessore Giovannini. Avevamo potuto rinviare le rate, poi negli ultimi anni l'hanno fatto il meno possibile.
e il fondo credito di dubbia esigibilità che vale 73.000 euro nel bilancio 2019, perché avete visto nella relazione quanto vale complessivamente, eccetera eccetera, no? 43.000 euro di assicurazione, noi oggi siamo riusciti di nuovo ad assicurare il patrimonio anche per eventi climatici, terremoti, alluvioni, eccetera. Dopo il terremoto non era più semplice farlo, e pulizie, ordini istituzionali, insomma, e altre spese. E questo in realtà l'ho inserito dopo, ho ripescato questa diapositiva che faceva vedere la spesa corrente dal 2004-2013, vedete che fra praticamente il 2007-2013 eravamo fra i 4.800.000 e i 5.000.000, poco più. E dopodiché, in generale, è andato male, la spesa corrente è diminuita. Vediamo un attimo un piccolo focus sull'Unione. Allora, i servizi generali dell'Unione sono questi qua: informatica, personale, statistica, polizia municipale, protezione civile, urbanistica, attività produttive, sua per lo sportello, attività produttive, sismica, la centrale unica di committenza, ufficio gare e ufficio di piano. Urbanistica, intendevo lì adesso, sì. E complessivamente uno sei, poi abbiamo più in realtà 1.626 come trasferimento complessivo fra servizi generali e quegli altri. E questa è un po' la suddivisione del costo di ognuno di questi servizi. In alcuni, per esempio nella direzione dell'ufficio statistica, vedete dei costi molto bassi, ma è perché in quei capitoli l'Unione entrò i contributi della regione, altrimenti avrebbero un costo più alto. Tutti i capitoli sono già al netto delle entrate, no? Quindi la polizia municipale, che ha un costo il grosso personale, ci sono i mezzi, le strumentazioni, eccetera, eccetera, ha le sue entrate, quello che rimane viene diviso fra i comuni con un criterio, e la parte nostra vale 132.000. Quindi ovviamente ognuna di queste righe è un mondo che si può aprire e approfondire. E questi sono i servizi generali. E andiamo invece all'altro blocco, che è quello ultimo conferito: sociali, scolastici, sport e cultura. E questo è l'ufficio sport e cultura, biblioteche, mostre, musei, spettacoli, sport e teatri. Questo è il mondo dell'educativo, che per noi cuba quasi 500.000, dove abbiamo le scuole materne, la direzione scolastica, la prepa scuola, l'assistenza al pasto, centri estivi, disabili, centri estivi che sostengono i disabili delle scuole, il trasporto scolastico e i contributi che diamo alla scuola, l'istituto comprensivo. Anche questi sono al netto delle entrate, no? Ovviamente la prepa scuola 1.500 euro, che praticamente è pareggio, le rettole e gli utenti pagano il costo del servizio. Sulla direzione scolastica ci mettiamo 22.000 euro. In realtà eravamo arrivati a pareggio qualche anno fa, poi abbiamo avuto problemi con la ditta, siamo riusciti a mandarla via alla seconda in classifica, che però non aveva offerto il ribasso della prima, quindi siamo andati un po' sotto. La maggiore richiesta l'avevo segnato, perché sia le materne private che il sostegno etica delle scuole ci fanno delle richieste rispetto a maggiori esigenze. Sì. Non è sufficiente intervenire grande rispetto alle necessità. Ma è passa tutto da sua? No, da sua. In questo caso è l'ufficio. Sì, questi sono conferiti all'Unione. Certo, perché questi sono servizi cosiddetti comunizzati. Quindi l'Unione per ogni comune eroga il servizio, per Castello d'Asi, per Piede, e quindi noi possiamo decidere di stanziare maggiori risorse, minori, di aumentare una retta o di diminuire. Però c'è detto che c'è un servizio dell'Unione, cioè non c'è un servizio di telefono, l'Unione dice di questo. No, in questo caso non lo divide tra i comuni, ma sono costi comunizzati, cioè ogni comune ha
il suo costo. Cioè, se noi decidiamo che la materia privata diamo 10.000 euro in più, andiamo a 130.000 e alle materne di Anzi di Mascherino arrivano 130.000, come arrivano secondo la convenzione che abbiamo poi deciso noi. Sì, no, il trasporto scolastico, se non ne fornisce il servizio, poi dice, ma ripartito con qualche criterio tra i comuni, no, sono comunità, allora è stata fatta una gara, non però appunto di certo, cioè nel bando, nel contratto, ci sono i criteri con cui tu paghi, no? Sulla base dei chilometri, sulla base, immagino che siano chilometri, soprattutto chilometri, l'ambiente, il territorio, il numero dei viaggi, eccetera. Quindi tu paghi in funzione del tuo servizio. Se dopo domani in campagna non ci sono più bambini da andare a prendere, che sono tutti concentrati nel paese e il pulmino fa la metà dei chilometri, ti si abbassa il costo, però è parametrizzato e ogni comune ha il suo. Poi l'Unione cosa cerca di fare? Di fare le gare insieme, quindi magari questi anni si è cercato, se uno scade l'anno dopo, uno l'anno prima, magari si proroga in modo da finire insieme e fare la gara insieme, non tutti 8, ma magari 4 insieme, 3 insieme, per cercare di utilizzare anche questa parte. E questo è il blocco invece del sociale, anche questo è importante, anche questi sono servizi comunizzati e vedete che noi abbiamo il trasporto, la voce trasporto sarebbe i volontari del trasporto sociale, la comunità alloggio cioè avremo modo di riflettere sulla comunità alloggio, poi lo vedremo anche nella variazione di bilancio, perché quindi i servizi di comunità alloggio è sempre meno richiesto, quindi abbiamo pensato ad una trasformazione di quel servizio, e anche perché se ci sono dei posti vuoti non compreso, quindi poi è impossibile sempre più grande. Insomma, poi tutti questi assistenti domiciliari, contributi delle famiglie, delle devo essere sui servizi di minori e ai disabili, e poi c'è il Prontobus, vedete sotto c'è il Nido. E il servizio civile sono i ragazzi che fanno servizio civile e che vanno anche nei comuni, li abbiamo avuti anche noi a fare servizi, a dare una mano, li abbiamo avuti sia in biblioteca e anche qui velocizia. Il servizio civile europeo. Visto che è nato questo comunicato, perché ogni comune dei ragazzi che vuole. Questi invece, questa voce decomunizzata invece è un costo ripartito sulla base di un criterio, che il criterio è 20-80, 20% in base diviso 8 e 80% in base alla popolazione, e diviso fra tutti i comuni, ma questo riguarda, diciamo, il blocco grosso di questo costo è il costo di personale che è stato conferito in Unione e che lavora ai servizi che abbiamo visto prima. Poi ci sono delle altre cose, perché il produttivo non il pedagogico è diventato comunità perché abbiamo fatto una cosa insieme, insomma, abbiamo fatto un bando insieme, i coordinatori pedagogici lavorano per tutti, piuttosto che l'acquisto dei libri o il progetto dei consigli comunali dei ragazzi. Ecco, noi quindi dicevamo 4 milioni e mezzo di spese, da dove vengono le entrate del comune, cioè non le ho messe tutte, però arriviamo già a buon punto e vedete che le entrate principali sono quella grossa è di 1.423.000, poi c'è l'addizionale comunale IRPEF che è 770.000, il fondo di solidarietà comunale che vale 732.000, la TARI, però dicevo prima la TARI è un'entrata uscita che finanzia quel servizio, e poi dopo ce ne sono le poste della pubblicità, le pubbliche affissioni, il canone della telefonia. Sì, ma perché quest'anno c'è stata quell'entrata una tanto, esatto, se no non sarebbe così. Poi c'è il canone del gas, altri contributi, GSE,
nel secondo mandato abbiamo fatto 80.000 euro per la palestra, per strutturare la palestra di Mascherino e per l'edilizia scolastica, per la nuova scuola, 943.000 euro. Questa è stata, diciamo, la scelta, diciamo, importante sul fronte dei mutui. E oggi abbiamo un debito residuo, che lo vedete, la parte interesse e la parte capitale complessivamente sono 623.000 euro, quindi è un bel pezzo di bilancio. E queste quote includono il 10% delle annualità 16-17, perché a un certo punto la norma ha previsto che i comuni che rinviavano la rata di quei mutui poi dovevano spalmare il 10% dall'anno successivo per l'inizio annualità. Per cui poi abbiamo cercato di limitare al massimo il rinvio delle rate. Ecco, poi ci sono gli investimenti, ma quelli direi che li vediamo dopo, insomma, questi erano gli investimenti previsti, e questi ce ne sono dei nuovi, alcuni li vedrete, per esempio nelle voci rosse la riqualificazione del miglioramento fisico della scuola primaria del capoluogo, qui eravamo ancora al progetto preliminare, al preliminare che occupava il 2007, poi li vedremo dopo nel quadro degli investimenti che oggi vale 2003. L'intervento di demolizione abbiamo affidato con un ribasso, quindi abbiamo circa 18.000 euro di ribasso. Questo comunque li vediamo dopo. Avevo voluto, ecco, mettere in evidenza l'importanza della ricerca dei fondi per gli investimenti, perché noi altrimenti le risorse nostre da investire non ne abbiamo. E per cui, diciamo che abbiamo messo insieme, soprattutto col tema dell'edilizia scolastica, vedete, 2.140.000, poi il GSE era sempre legato alla nuova scuola, 340.000. Sopra sono altri contributi che erano stati dati per le qualificazioni energetiche. I contributi da terzi, chi sono i terzi? Allora, qui non c'è, dopo vediamo magari nel piano di investimento. No, 1.683 contributi da terzi. Ah, scusa, sì, 1.683. Ah, sì, questa, allora avevamo iscritto a bilancio, per esempio la pista ciclabile, Arce del Mascherino, ma l'avevamo iscritta per poter partecipare a un bando, perché se non l'hai prevista negli strumenti di programmazione dopo non puoi partecipare, però non avendo fonti di finanziamento abbiamo scritto il contributo da terzi, che vuol dire che se il bando ci finanzia, il contributo da terzi è il bando. Sì, sì. Contributi da terzi, se le cose vanno bene, poi si possono trasformare in contributi regionali e contributi di GSE. E niente, avevo messo in evidenza il tema dei mutui e, diciamo, come punto debole, l'ho detto quello, abbiamo inserito 100.000 euro di ogni documentazione particolarmente, che certamente abbiamo sempre cercato di non utilizzare ogni parte corrente, ma non abbiamo complessivamente gli ogni documentazione entrati. Dopo lo vediamo. Stanziati. Lo vediamo, 200. Adesso 200. Sono 225. Non so se c'è scritto. 125 sulla parte. Dopo comunque lo vediamo. Manovra e con due tappi più del 50. Vabbè, adesso chiudo, che sennò ho cominciato a prendere questa parte. Insomma. E abbiamo messo in evidenza sul tema della tenuta dei servizi, delle differenze che ci sono tra i comuni dal punto di vista proprio economico, che ci sono, sono anche grosse, e il tema dei nuovi bisogni. Ecco, questi sono gli oneri di organizzazione incassati ogni anno dal 2004 al 2019, no? Quindi si vede il trend dagli anni del boom agli anni ultimi. Previsti a bilancio 2019 225.000. Velocemente. Poi siamo arrivati noi, c'è stata la crisi. E quindi abbiamo dovuto velocemente assestarci diversamente. Ecco, questi sono gli oneri di organizzazione che venivano usati in parte corrente. Vedi che, come dire, eravamo riusciti ad alterare dopo il 2011, diciamo, all'inizio del 2012. Ma perché avevate i contributi del terremoto? No, no, dopo. No, no, perché non c'era la ciccia. Non c'era ciccia, non c'era noia, cioè. Quando avevi un milione di euro, noi, insomma, eravamo messi come obiettivo e la
possiamo venire subito alla
Certo. Poi se andate verso un voglio così. Se andate avanti vedete che per esempio per l'equilibrio della gestione dei residui, in particolare, no, vedete sulla differenza comunale IRPEF è scritto quanto abbiamo introitato e quanto dobbiamo introitare, che abbiamo 500.000 euro di contributo BEI per la scuola di mascherino da introitare, insomma siamo in fase di rendicontazione e spesso queste procedure sono un po' lunghe, quindi poi il comune in certo senso anticipiamo, no? Quando abbiamo un contributo per fare un'opera pubblica, la dobbiamo fare, poi rendicontare. La regione è da sola rendicontare. Certo. E poi abbiamo quei tre interventi ancora legati al sisma. Poi ci sono gli equilibri della gestione di competenza che sono divisi tra parte corrente e parte investimenti. E in questo caso si verifica l'andamento dell'introito di quelle entrate importanti che avete visto anche nella slide, no? Quindi c'è l'IMU. E sono pervenuti dal MEF versamenti per 674.000. Questa è relativa alla prima rata, quindi sono in linea, si dà del fatto che sono in linea con le previsioni. Prego. Posso chiedere, faccio un passo indietro perché sì, sì, volevo sì. Chiedere qualcosa sull'anticipazione ai sensi del DL 35. Sì, fu un'anticipazione concessa per il pagamento ai fornitori. Una domanda retorica, solo per svegliare un po'. Certo, fu concessa agli enti per il pagamento, erano il mio di cui c'è di qualcosa per il libro. Erano anni in cui era difficilissimo pagare i fornitori per una serie di concavo sul patto di stabilità, eccetera. E quindi il governo decise di prestare, fare questo prestito ai comuni per pagare i fornitori, che però deve essere scritto a bilancio, quota parte anno per anno, fino al, non mi ricordo, che abbiamo accantonato. Infatti, volevo dire alla Fulvia che nella parte vincolata del nostro avanzo nell'amministrazione ci sono i vincoli derivanti da leggi e da principi contabili, i 319.000 euro si riferiscono all'anticipazione che abbiamo avuto, che era di 353.000 euro nel 2013, e che di anno in anno restituiamo la quota capitale e la quota interessi, quindi la quota capitale rientra nell'avanzo di amministrazione vincolata e la restituiremo in 30 anni, è una cosa molto lunga. E quindi, scusate, questa operazione del DL 35 alla fine che effetti ha avuto sulla contabilità dell'ente? Cioè ha permesso di sbloccare tutta una serie di pagamenti che erano fermi per il patto di stabilità? Sì, perché nel 2013 il patto di stabilità era in cassa e quindi conseguentemente andavamo in limite sulla cassa e quindi non si poteva assolutamente sforare dal punto di vista per cassa e sulle spese di investimento. Per cui l'anticipazione è stata quella sorta, tra virgolette, di situazione un po' ibrida, in base alla quale noi siamo riusciti a pagare tutti i fornitori fuori dal patto, perché quello lì era al di fuori del patto di stabilità. Quindi abbiamo pagato i fornitori per 350.000 euro e c'era l'obbligo di pubblicare sul sito tutti i fornitori che venivano pagati con l'invio al MEF in base ai pagamenti effettuati. Quindi diciamo che è stata un qualcosa che è stato importante per noi, anche perché sennò poi sarebbero iniziate tutte le procedure di riscossione coattiva, cioè perché i fornitori per 7 mesi aspettavano che dopo adesso l'ufficiale è stato l'ufficiale giudiziario che dopo non era. Quindi noi non abbiamo utilizzato all'epoca l'anticipazione di cassa, perché attraverso l'anticipazione di cassa della tesoreria avremmo comunque sempre dovuto inserire gli importi con le spese di investimento che non erano non considerate i fini del patto di stabilità, e quindi l'anticipazione è stata l'unica modalità che ci hanno tra virgolette consentito di rispettare il limite.
Quindi negli equilibri di competenza, nella gestione corrente, IMU, Fondo di Solidarietà Comunale, la TARIA, di cui viene detto che la prima rata, abbiamo riscosso 444.000 euro come prima rata, quindi in linea con le previsioni, e poi insomma c'è il fondo di riserva. Nella parte invece nella gestione di conto capitale, e ovviamente in questa parte si fa riferimento alla relazione di bilancio, potremmo forse passare a quella, perché soprattutto nella parte di conto capitale, se avete visto questa parte della relazione, dopo fa riferimento alla variazione di bilancio che per il titolo secondo vale 458.000 euro, quindi una variazione importante. E poi dopo quella lì la vedrei, o la vediamo dopo, o la vediamo adesso uguale. Vediamo adesso. Sì, dopo c'è il risultato di amministrazione post variazione, l'equilibrio della gestione di cassa, la verifica del fondo crediti di dubbia esigibilità. Vedete che complessivamente il fondo crediti accantonato è di 473.000 euro. E se vedete corrisponde alla prima riga dei fondi accantonati. Esatto. Accantonati erano l'FCBE sui residui e i 17.000 euro che era l'avanzo vincolato per l'indennità di fine mandato del sindaco. Quindi abbiamo già applicato l'avanzo dell'amministrazione perché l'indennità di fine mandato del sindaco è stata liquidata nel mese di giugno e di conseguenza l'avanzo che rimane accantonato è esclusivamente quello del fondo crediti di dubbia esigibilità che viene suddiviso come dato esterno. La parte che avete visto rispetto alla parte che riguarda ICI, la parte che riguarda l'IMU che vale 152.000 euro, quella che riguarda la TARI 186.000, sono le due più importanti, insomma, poi ci sono le altre entrate. Ecco, volevo precisare sull'FCPE che l'FCPE è stato calcolato in base alla media del titolo di quinquennio, quindi io sono andata a fare il conteggio, però è esattamente più alto, nel senso che adesso se avete modo magari dopo vi mando i prospetti, non è esattamente la media ma è ancora più prudente della media perché ci sono delle situazioni che comunque non sono richiedono prudenza soprattutto in alcune situazioni di fallimento e quant'altro, quindi insomma, abbiamo cercato di accantonare il più possibile di essere il più possibile tranquilli, ecco. E poi le attività di accertamento adesso a seguito anche di un obiettivo dell'amministrazione si sono ridotte promettenti, nel senso che riusciamo ad accertare il più velocemente possibile in modo tale che così non solo ad accertare ma anche a sollecitare attraverso il primo invio diciamo, dei dati in modo tale che la differenza appunto, tra le emissioni del ruolo o della rata in autoliquidazione e l'attività di accertamento sia il più vicino possibile perché è una modalità attraverso la quale poi riesci a ottenere dei risultati migliori perché comunque si dilata il tempo. Ma quella percentuale dell'85% che messo in evidenza in questi due prospetti, io non la riesco a capire, comunque sono io che non ci vedo. Questa è quella del 5% che non riesco a capire. Quella è il 5% sempre della media. Così sembra che sia il 35% è la percentuale che è stata prevista quest'anno per l'FCBE sul bilancio di previsione che poi a seguito della legge di bilancio è stata riportata al 75%, però noi abbiamo fatto il bilancio di previsione entro il 31/12 quindi ci siamo avvalse delle percentuali previste sulla legge di bilancio 18. Qui 85-19 e 100% 2020-2021. Adesso comunque è al 75%. Chi ha fatto il bilancio del
nel 2012. E praticamente per noi è il, ad esempio, la TAVI, noi abbiamo una percentuale di riscossione del non riscosso del 7,6% in base alla media, quindi sulla base dello stanziamento per il 7,6% per l'85% ci escono 56.454 euro. Il 7,6% non è indicato qui da qualche anno? No, è indicato sul bilancio di previsione. Okay. Fondamentalmente sia questo che l'FCD dopo navigato che può essere tipo ecco invece l'imposta comunale sulla pubblicità abbiamo una percentuale del non riscosso pari al 24,20 perché le aziende pagano meno velocemente rispetto a quello che pagano Natale per dire, quindi anche queste sono delle percentuali che variano in base proprio discorso, ma i ruoli più vecchi che avete a cosa si riferiscono? Cioè, i ruoli cellerici abbiamo per quanto riguarda la cassa rifiuti dal 2013, quindi 13, 14, 15, 16 e 17. E invece per quanto riguarda il discorso ICI 2015, perché sono attività di accertamento, perché adesso se ICI primo, nel senso dei principi contabili vanno per cassa, cioè per cui si tiene esattamente quello che verrà riscosso entro il 30 giugno, non su altro durante l'anno, per cui i residui a cui si fa riferimento sono solo di attività di accertamento, quindi non di competenza. E per quanto riguarda l'IMU abbiamo attività di accertamento anche questa dal 15 al 2, per cui il criterio è quello di tenere al massimo 3-4 anni come residuo, ovvio sempre come FCD, però l'andamento della tassa di rifiuti come discussione è abbastanza buono, di conseguenza stiamo ancora discutendo del 2013, cioè per cui almeno per l'anno in corso si tiene, poi dopo l'anno prossimo vedremo insomma in base sono 5-6 anni. Sì, diciamo al massimo 5, insomma, un residuo da 13. Ecco, e poi solo su queste situazioni, perché su altri residui adesso vedrete in base ai nostri impegni contabili, non abbiamo molte situazioni attratte. L'FCD è accantonato nel bilancio di previsione e sono quei 73.800 euro che erano anche nella slide, a seguito della variazione che adesso qui andiamo diventano 74.800, quindi leggermente incrementati. Diamo atto di non avere beni di fuori bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio, che è quel meccanismo un po' complesso, Cintia ci ha mandato un prospetto. Comunque previsto dalla norma rispetto al pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio ha sostituito il patto di stabilità e poi c'è insomma, le società partecipate, ma poi sono rimasti le partecipazioni in nera e in proprietà. La misura delle percentuali di partecipazione. Qui abbiamo 0,004 infinitamente piccola. E quindi allora, i dividendi che incassiamo 500 euro. 500 euro. Sono nostri, no, è andata lì, quest'anno sono 603 euro. È incrementato di 80 euro rispetto. Considerate che molti comuni hanno, anche comuni hanno gli limitrofi, hanno 100.000, 150.000 euro di dividendi per anno, moltiplicazione. Quindi è bene. Allora, veniamo alla variazione di bilancio. Io la guarderei da questo prospetto, io la guarderei da questi prospetti perché li trovo più semplici, però poi dopo ditemi anche voi. Voi avete questi due prospetti, uno che vale per la parte investimenti, uno per la parte corrente, e avete questo che si chiama fonti di finanziamento, giusto?
siete? Lo spiegate un piccolo come ce l'hanno? No, allora, quello che vi ho mandato è quello che andrà legato alla delibera. Esatto, è questo qua. È legato a... per maggiore chiarezza e sintesi alla commissione mi è sempre preparata un prospetto con una lettura molto più agevole, molto più in sintesi, che era questo che ho appena distribuito, che non fa altro che racchiudere i capitoli che vengono inseriti nell'allegato della variazione e con la differenza. Quindi c'era Giuseppe, insomma, gli altri anni avrei sempre dato anche questo in sede di commissione per essere più precisi, più costanti, più dettagliati e soprattutto con meno indicazioni, responsabilità e quant'altro. Poi, come volete, nel senso che magari anche detto voi, se è un documento che ancora lo tirerò, dovrei esserci baseremo soltanto su quello che vi ho mandato attraverso la documentazione. No, e adesso io questo non l'ho guardato, sicuramente ci sono tutti i dettagli che derivano dalle documentazioni che sono già state distribuito. Questo l'ho fatto. Sì, adesso ce l'ho qui. Sì. Io per istinto sono abituata a partire dai macronumeri, quindi per esempio io sono partita da questa cosa qua per poi scendere nel dettaglio. Ho visto che per esempio nelle entrate ci sono accensioni di prestiti per 347.000 euro, ci sono delle maggiori entrate in conto capitale per 167.000 e anche dei meno entrate per 120.000, quindi c'è qualcosa che viene tolto, qualcosa che viene aggiunto. Ho visto che l'accensione dei prestiti in realtà c'è un mutuo piccolino di 83.000 e l'altro invece è l'accesso al fondo di rotazione della cassa depositi e prestiti, che è suddiviso su tre interventi che sono qui nel piano degli investimenti, che sono la pista ciclabile per 51.000, la pubblica illuminazione e la progettazione della scuola media, cioè sono tre progettazioni, sì, per un totale di 264.000 euro. Ecco, è chiaro che e poi sul fronte delle spese, adesso al di là delle spese correnti che capisco che si muovono sempre e che comunque sono di più quelle che diminuiscono rispetto a quelle che aumentano, perché voi avete tolto la parte degli oneri di normalizzazione che va a finanziare la parte corrente. E magari capire qualcosa di più, sì, su 592.000 euro di spese in conto capitale che avete aggiunto e le 133 che avete tolto, no? Cioè magari si riesce ad arrivare, ma se ce lo spiegate voi facciamo. Allora, non so, vado io utilizzerei questo, e potete anche guardare là, nel senso che questo così dovrebbe risultare, esatto. Investimenti, qui questa parte entrata e parte uscita, quindi dove c'è il più sono maggiori entrate, dove c'è il meno sono minori entrate, dall'altra parte maggiori spese e minori spese. Sotto quanto cuba la variazione? 458.000 euro, quindi non è una variazione importante. Ora vediamo un po' come è fatta e soprattutto, giustamente diceva Fulvia, i macronumeri, quali sono le scelte che proponiamo con questa variazione. E allora, partendo dall'alto, ho fatto un po' di colore per mettere in relazione le cose che sono in relazione. Allora, i colori blu riguardano la riqualificazione energetica del municipio. Avevamo ottenuto un contributo dai cosiddetti bandi Power Fair della regione per la riqualificazione energetica del municipio e poi è rimasto un po' fermo anche perché è un intervento non estremamente appetibile dal punto di vista dei bandi di project financing, bandi ESCO, bandi, insomma, quel tipo di bandi che si fanno per le riqualificazioni energetiche in cui poi si concede anche la gestione delle utenze, eccetera. E
quindi la proposta è quella di finanziare con risorse comunali la parte che non è finanziata da risorse esterne. E, al netto di qualche centinaio di euro, e, nel senso che sì, in realtà siamo un po' sotto i 100.000 euro, però il quadro economico che vedete è quello sotto, è quello là, poi dopo non è 100 ma è 99, ma lasciate stare questi numerini, no? E questo intervento di riqualificazione energetica è finanziato con un contributo regionale, con un contributo del GSE, il cosiddetto conto termico, e con risorse comunali. In questo qui dove lo vediamo? Allora, nel prospetto, adesso ci arrivo, nelle fonti di finanziamento, voi lo vedete qui, un attimo che lo apro, che è qua, nelle fonti di finanziamento, è qua, le qualificazioni energetiche del municipio, ci sono. Infatti potevo andare qui, era più semplice, 99.800 euro, vedete che ci sono 40.000 euro finanziati da contributo di costruzione, 21.000 euro da contributo regionale e 38.000 euro da contributo GSE. Okay. Torno all'altro prospetto perché è suddiviso in questo modo. Allora, 20.000 euro sono oneri di urbanizzazione che togliamo dalla parte corrente, quindi da 100 scendiamo a 80 e li applichiamo alla parte investimenti. 38.000 euro è diciamo, la stima del contributo del GSE conto termico per questa riqualificazione energetica. Abbiamo levato 9.200 euro di contributi Power Fest perché nell'ultimo prospetto delle fonti di finanziamento era più alto di 9.283 euro e l'abbiamo diminuito. Questo è legato all'intervento del fotovoltaico che abbiamo fatto piccolo già sull'edificio di fianco, quindi non viene più compreso nel quadro economico di questo intervento. Okay. Ci siete? Sì, 9.450, scusa. Ecco, dall'altra parte, vedete, parte spesa, prendiamo circa 10.000 euro dal capitolo manutenzione straordinaria strade e dal capitolo manutenzione straordinaria patrimonio. Quindi i 40.000 euro che finanziamo noi, quei 100.000, da dove vengono? 10.000 dalle strade, dal capitolo manutenzione strade, 10.000 patrimonio e 20.000 o U2 che spostiamo dalla parte corrente alla parte investimenti. Cioè se voi fate 20.000 più 38 meno 9 più 10 più 9 fa 68, insomma. Quello è chiarissimo, non avevo capito no. Qual è l'intervento da 9.000 a cui abbiamo rinunciato. Questo. È una diminuzione della manutenzione straordinaria per le morte. Ecco, da 65.000 passa. Allora, io vi lascio anche perché ho fatto una fotocopia del vecchio scenario di quello che era stato che era l'ultima fonte di finanziamento a seguito della variazione che è stata fatta il 9 di aprile. Se vedete la manutenzione straordinaria del patrimonio della prima voce in alto, lì dovrebbe essere un po' più alta, no? Di circa 10.000 euro. Sì, chiaro, questo è un po' di differenza. Esatto. Ho fatto perché così magari lo vedete. C'è una cosa più differenza. Basta salutare un po' di più a quello che sta leggendo adesso. Sì, quindi queste voci riguardano l'intervento di riqualificazione energetica del municipio che proponiamo di portare a casa. Questi meno 70.000 invece riguardano un altro contributo che avevamo ottenuto dal bando Corfes per la riqualificazione energetica della scuola media. A questo contributo rinunciamo perché abbiamo scelto la strada della nuova scuola con abbattimento della vecchia, quindi non ha più senso riqualificare la vecchia. E per cui a bilancio di previsione che avevamo previsto dentro il tarlo, adesso lo togliamo. Chiaro? Certo. Il contributo dello Stato di L34-2019 invece è un nuovo contributo, una tantum, che lo Stato si dà per interventi di riqualificazione energetiche e abbattimento barriere architettoniche. E abbiamo un po' di tempo per utilizzarlo, ma non troppo, per cui gli uffici stanno lavorando adesso per spero, utilizzare queste risorse per qualificare l'illuminazione pubblica, diciamo, gli impianti termici e abbattere un po' di barriere architettoniche.
prossimamente vi potremo dare maggiori dettagli. È a fondo per tutto? Sì, è a fondo per tutto. Di crescita, sì. E non deve essere inserito in nessun altro lavoro, nel senso che tu puoi incrementare il lavoro che già fa, già in essere, non deve essere proprio nel stato, come è stato per le strade previsto dalla legge di Milano, sono 2010. Dunque, l'alienazione dei beni immobili riguarda due aree, in particolare il lotto di via Gandolfi e un'altra area più piccola di via Mattei, che ribadiamo, cioè rimettiamo tanto alla stazione di basso del 10%. No, 19.000. 19.000 corrispondono al ribasso del 10% applicato al valore dell'area che andiamo a mettere avanti. Dopo lo vedi qui. No, qui è aggregato. Alienazione dei beni immobili, noi totale 194.000 euro. Prima era un po' più alto. Ci guardiamo. Ecco, fondo rotativo, questa invece è un'altra scelta sicuramente importante. Allora, la proposta è di utilizzare il fondo rotativo. Il fondo rotativo che cos'è? Il fondo rotativo è un prestito della Cassa Depositi e Prestiti, un prestito, adesso lo chiamo così, ma insomma vi spiego, sì, la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare delle progettazioni. E la Cassa concede il denaro che può essere restituito senza interessi entro 3 anni, qualora invece un comune non ci riesca, allora può dilazionarlo in 5 anni, a quel punto pagando degli interessi. L'idea è di utilizzare questo fondo rotativo per mettere avanti dei progetti che sono in particolare quello della scuola media. Nuova scuola media, noi abbiamo un preliminare, siamo in una graduatoria, pur non sapendo se o quando verrà finanziata, però come dire, poi succede che il giorno che viene finanziata, se non sei pronto, rischi poi di perdere il finanziamento perché non hai il progetto pronto, non hai soldi per. Quindi la proposta è, arrivo fuori, di finanziare questa progettazione della scuola media, di finanziare la pista ciclabile Arte del Mascherino, per la quale abbiamo un progetto preliminare e basta, quindi progettazione definitiva esecutiva, e abbiamo aggiunto l'illuminazione pubblica del centro. E questo in realtà lo abbiamo aggiunto perché nel frattempo ci siamo accorti, Civita si è accorta, che esiste un bando del Ministero delle Infrastrutture che finanzia a fondo perduto progetti e si possono fare presentare fino a 3 progetti, si può fare una domanda per 3 progetti, quindi spese di progettazione. In questo caso se ottieni qualcosa è a fondo perduto, quindi abbiamo detto bene, si possono chiedere 3 progetti, ne mettiamo 3 perché tanto ne abbiamo bisogno anche di fare il progetto della riqualificazione di comunicazione pubblica del centro, quindi chiediamo il fondo rotativo, parallelamente partecipiamo a questo bando del MIT, poi chi vedrà vedrà, insomma. La domanda sorge spontanea, allora adesso che abbiamo acceduto al fondo rotativo della Cassa Depositi e Prestiti, l'idea era quella di restituire in 3 anni in modo da non pagare gli interessi. C'è un riflesso contabile dentro questo bilancio per la restituzione? O c'è solo il mancato impatto di interessi? Allora, considerato che i 3 anni decorrono dalla erogazione della somma, perché è proprio specificato come fondo, cioè come modalità sulla scheda. Allora, in 3 anni noi senz'altro la erogazione la andremo a fare se va tutto bene, se ci vengono riconosciuti gli importi nel 2020. Di conseguenza io dovrei iniziare a considerare sul 2023, per cui in sede di bilancio di previsione 2022 inizieremo a valutare che è da farsi. La cosa che voglio dire sul fondo rotativo era che è una
una sorta di finanziamento anticipazione, ma tanto, nel senso che è stata riprevista dalla legge di bilancio 2019, erano un bel po' di anni che non veniva riproposta. E invece quell'altro del MIT, del Ministero delle Infrastrutture, è a fondo perduto, deve essere fatto tra il 1 luglio e il 30 agosto la domanda, quindi è proprio una cosa, ed è anche quello stato inserito sul DR crescita. Quindi è qualcosa che o a si vuole o e si perde. Però che ci sono fatto la domanda. No, la devo fare, la devo fare sulla base del Consiglio Comunale, perché la condizione è che l'importo sia inserito in uno strumento della pubblica amministrazione, che è lo strumento del Consiglio Comunale. Perché se no non puoi fare neanche la domanda. E che l'intervento sia inserito in un documento di programmazione, tipo la pista ciclabile che c'è, insomma. Quindi, se ho capito bene, questo bando che dovrebbe... Il fatto del MIT con la Cassa Depositi, le procedure per la domanda verranno seguite dalla Cassa, nel senso che il bando per la progettazione viene finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, ma la richiesta la fai tramite il sito della Cassa Depositi e quindi in quel momento lì, se ti danno il fondo perduto, bene, diversamente subentra il fondo della Cassa. Era la mia domanda. Non si sa qualcosa. No, ma infatti... Non si possono sommare. No, speriamo che sia la parte residua, nel senso che... Allora, il massimo che ti finanziano come... fondo perduto sono 60.000 ogni progetto, è il limite massimo che ti danno, quindi nel caso dei primi due magari non avrò bisogno neanche del fondo rotativo, ecco. Quindi in bilancio noi abbiamo inserito solo come modalità di finanziamento il fondo rotativo, è ovvio che se dopo viene avanti anche l'altra situazione, dopo si varierà il bilancio in base alle domande, insomma, l'ottenimento del contributo, ecco. Quindi si chiede il, cioè noi andiamo al bando per i tre progetti, ma non presentiamo i progetti, adesso ne ripresenteremo dopo. No, c'è soltanto una dichiarazione del responsabile dell'area di gestione del territorio e mia, nella quale si dice che la tipologia di richiesta è relativa a progettazione criminale, o progettazione definitiva o esecutiva, non c'è una previsione dei costi. Infatti qui ci sono già i costi che sono da inserire. E poi dopo il RUP dichiarerà l'importo che è relativo all'incarico, che è già questo, che è già una proiezione che è stata fatta dall'ufficio tecnico. E poi dopo è una semplice domanda, è importante che siano inseriti gli interventi negli strumenti di programmazione di ente. Quindi finanziano per quanto si spende, in percentuale quanto spende, o è comunque un contributo che danno? Allora, le percentuali sono stabilite dal decreto, allora sul fondo perduto sono rivolte ai comuni, alle città metropolitane e alle province. Noi abbiamo un costo e loro rimborsano il costo totale del progetto o una percentuale sul costo del progetto? Non c'è scritto, quindi in base alla domanda vediamo, non lo so, è tutta una cosa... Sì, quindi noi possiamo aver chiesto che 64 ci danno 50 anni. Questa è la previsione che noi abbiamo di spendere della progettazione. Queste sono le spese effettive della progettazione, quindi è la stima dell'ufficio tecnico delle spese che dovremo sostenere di progettazione definitiva, di tre interventi. Sì. Tre progetti, la progettazione scuola? No, allora noi avremo il carico di progettazione di 183.000 euro. Se il MIT ci dà in via libera sui 60, alla fine il fondo rotativo interverrà solo per 123.000 euro. È 60.000 su ogni progetto. I progetti ammissibili sono 3, e quindi abbiamo inserito. Ci si prova, però. Si prova.
anche l'avanzo vincolato per il 6.1 è la vasca di navigazione per la quale hanno già introiettato le risorse, lì hanno già organizzato e quindi insomma, l'ufficio sta procedendo in accordo con la bonifica eccetera per poi realizzare la vasca di navigazione. E il contributo da terzi per il comparto 6.3 invece è un altro, deriva da un'altra convenzione urbanistica che ma questo è 6.3 26.250 9.1 allora ho sbagliato a scrivere lì, ok, sì sì è vero, 9.1 esatto, convenzione urbanistica, questo riguarda Mascarino. Ecco, poi le voci arancioni sono quelle che riguardano la scuola e voi vedete qua nel prospetto delle fonti di finanziamento il quadro economico è 2.322.000 okay? Ed è finanziato da contributi regionali per 2 milioni, questi li abbiamo già ottenuti, no? Per 234.000 da contributi del GSE, dirottati qui diciamo dalla scuola di Mascarino, dopodiché applichiamo 5.000 euro di avanzo vincolato che erano, diciamo, sono, cioè, riguardano il progetto partecipato Giardino Ti Vorrei, e se ricordo bene sono quelli versati dai privati, è stata la raccolta fondi che è stata versata quella dell'avanzo vincolato, quindi la applichiamo. E poi facciamo il mutuo da 83.000 euro. Se guardate il prospetto delle fonti di finanziamento precedente, c'era una riga sotto, che c'è ancora, che valeva 20.000 euro. Non so se lo vedete, comunque se guardate anche okay, la riga sotto, che oggi vale 4.026, valeva 20.000 euro, perché avevamo scorporato il progetto, diciamo la cifra che riguardava il progetto del giardino, da tutto il resto del progetto della scuola. E avevamo divise. In questa, cioè in questa variazione la rimettiamo tutto assieme, anche perché il progetto è unico. Okay? Rimangono 4.026 perché sono i lavori che abbiamo già eseguito sul giardino. Sì, che sono i cordoli e la sistemazione dei gradini. E quindi gli altri 15.000 dove li vedo io qua? Gli altri 15.000? Il contributo regionale, il contributo GSE, esatto, è l'avanzo misurato. No, e ci sono 15.000 euro circa che se tu guardi il prospetto delle fonti di finanziamento precedenti li vedi da lì, che valeva 20.000. Allora qui non sono tutti i contributi GSE questi? No, 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 GSE sono quelli. Con 234.000? Sì. Quella che era 24.026 era 20.000. Scusa una cosa, 20.000 li abbiamo raccolti. Certo, certo. 5.000 raccolti. 5.000 raccolti e gli altri erano messi da lungo. Okay, abbiamo lasciato 4.026 perché sono quelli già spesi e il resto confluisce tutto nel progetto, okay, perché è un progetto unico. Certo, poi le voci sono differenziate. Per cui rispetto al prospetto precedente aumenta di 104.000 euro il valore. Il grosso viene da che questo progetto è stato in sovrintendenza, la sovrintendenza ha fatto delle osservazioni, delle prescrizioni e quindi poi i progettisti hanno adeguato l'intervento tenendo conto delle prescrizioni della sovrintendenza. E per cui abbiamo questo aumento di costi. Ci sono il grosso è questo, vero? Sì, poi sì, ci sono anche delle voci legate. 104.000 euro legate ai. Non tutti, ma. Quasi il 50% della. 50%. Della rispondenza. Il resto. Non so. C'erano gli incentivi? Incentivi personali, ma sono previsti dalla normativa. Sulle progettazioni adesso ci sono degli incentivi. Sì. Sì, sai che gli hanno un assoluto. Ma che non sono stati previsti? Perché non erano stati. Sono stati ripristinati con il nuovo contratto di lavoro che è stato applicato. È stato
stati riproposti, non sai, era una situazione altalenante per cui gli anni vengono dati per quale motivo? Allora, gli incarichi della progettazione ci sarà un regolamento che verrà adottato per l'Unione di Lombardia in modo tale che tutti gli uffici tecnici siano applicato e praticamente riguarda tutta quell'attività che viene svolta all'interno dell'ufficio. Quindi se l'attività di progettazione in un'opera pubblica viene fatta all'interno dell'ufficio, c'è una percentuale che va a coloro che ne partecipano alla stesura del progetto, che va dal responsabile di area fino all'istruttore. Se invece la progettazione viene fatta all'esterno, allora vengono previste delle altre percentuali più piccole. Cioè anche se si va all'esterno, c'è sempre una sorta di coordinamento che deve essere fatto. Nella orientazione del responsabile, che oltretutto ha già dei soldi in più perché è il suo lavoro. Esatto. Come ha detto Fulvia, quella diatriba che c'è comunque sempre sugli incentivi della progettazione è molto discutibile. No, anche perché uno a fine anno mi dice: sì, hai fatto così, qui sono i tuoi obiettivi, ti diamo questo, quindi degli obiettivi. E... non entro nel merito, quindi non, però lo decidiamo. Sì. E quindi ecco, poi ci sono questi 12.000 euro che sono contributi regionali per l'abbattimento di barriere architettoniche, ma che riguardano pratiche che hanno fatto i privati, e contributo barriere architettoniche, quindi diciamo le risorse transitano da noi, dobbiamo anche fare delle carte, insomma, però in realtà sono pratiche che sono state presentate, non so se l'OSL, Cinzia, la Regione. Sono pratiche presentate al comune che sono state da inviate dalla regione. La regione sulla base delle richieste che dà il contributo e il comune eroga il contributo in base a una graduatoria che viene fatta all'interno dell'ente, per cui i 12.408 andranno a dei soggetti che hanno già presentato la richiesta e la erogazione avviene a seguito della presentazione delle fatture di spesa, perché non è che venga dato il contributo così. Sì. Va bene, dall'altra parte in spese, diciamo, la maggior parte delle cose sono quelle che abbiamo visto in entrata, ci sono questi 18.000 euro che sono la minore spesa ottenuta per l'abbattimento della scuola vecchia di Mascarino, no? Bilancio hanno previsto 99.000 euro, insomma c'è stato un ribasso, quindi risorse che vengono messe in gioco nella variazione e queste sono risorse in più per il capitolo degli incarichi professionali, in questo caso riguardano la scuola media, viene integrata credo la progettazione per passare alla nuova. C'è un impegno per l'abbattimento perché avete già fatto la gara? Sì, abbiamo già le offerte in fase di lavoro, è già stato giudicato credo. Sì, sono state chieste. Quindi è andato certo. Sì, è andato certo. E... c'è una diminuzione delle spese di investimento dell'Unione perché abbiamo applicato l'Unione, è stato applicato avanzo e quindi è diminuita la spesa a carico dei comuni. E... leggevo, scusa, le 8.000 sì. Degli incarichi professionali, hai detto? Le 8.000 degli incarichi professionali e riguardano il progetto della scuola media che viene integrato nel carico perché dalla ristrutturazione adesso si va alla nuova scuola. È praticamente un'integrazione alla progettazione preliminare, perché prima si è fatto una presentazione dello studio di complessivo. Solo che per presentare la documentazione necessaria ai fini dell'approvazione del quadro economico serve la progettazione preliminare, quindi bisogna integrare il capitolo per affidare l'incarico. Quindi questo diciamo è il
è il sunto della variazione del bilancio che riguarda la parte investimenti che vale 458.000 euro. Se vogliamo velocemente vedere la parte corrente, ma la parte corrente ovviamente, cioè, ovviamente vale meno, nel senso che vale 44.000 euro, ma di questi ce ne sono 30 che riguardano, avete visto, prego, così, volete, no, ero rimasta al conto capitale, sì. Volevo capire che cos'è l'intervento di progetto partecipato che è stato eliminato di 15.974. Adesso noi con l'avanzo
spesa corrente, adesso anche senza, diciamo la variazione vale 44.000 euro, ma ci sono 30.000 euro meno, 30.000 euro in realtà di qua e di là riguardano il personale, no? C'è stata una mobilità e quindi in realtà in sé la variazione, se togliamo la voce, di questo spostamento di personale, vale circa 13.000 euro. Sì. Esatto. Qui era già comandato al comune di San Pietro in Casale, quindi noi sostenevamo la spesa, però poi il comune di San Pietro in Casale stava nel porto, quindi di conseguenza è stato dato corso alla mobilità esterna, cioè per cui questa figura è entrata negli organici del comune di San Pietro in Casale, quindi abbiamo una minore entrata e una minore spesa. E le spese di personale, se vedete, sono nella terza voce della spesa, un fatto che riguardano nei capitoli diversi, qua, spese di personale 5.110, maggiore spesa, minore spesa 37, non ho messo analiticamente i segni, ma è il senso. Quindi avete analitiche, non sono stati capitoli, magari 50 euro, 60 euro. Sì, sono poi le sistemazioni che ci ha chiesto il ufficio personale. Diciamo che di queste voci posso chiedere il personale della legge 104 dall'1-8, sì. Non riesco neanche a leggere da 1-8 ore, da un tavolo di ore 20-36, sono 20 ore settimanali, sì. Ok, sì, quindi allora è il personale che usufruisce della legge, del permesso della legge 104, esatto. Che è passato da della legge proprio sui disabili, quindi è una figura che è diventata obbligatoria. Non riesco a leggere cosa significa dall'1-8 ore. Ma 1-8 è la data. L'1-8 è dal 1 di agosto. Ok. Se riusciamo, da prima 20 ore su 37, più ore la settimana. Sul bilancio di previsione precedente era stata ipotizzata l'assunzione dal 1 di maggio, quindi invece il fatto che interviene anche la città metropolitana nella libera, diciamo, all'assunzione, cioè per cui i tempi si sono un po' allungati. Diciamo la cosa positiva è che eliminiamo 20.000 euro di oneri applicati alla parte corrente. Meglio che niente, ecco, dico così. Più ne togliamo, meglio erano ovviamente. Poi sono il resto, sono vari aggiustamenti di voci singole fra vari capitoli. Vedete che ci sono molti movimenti di 1.000-2.000 euro. Per esempio ci sono 11.600 euro di acquisto manutenzione strade. Stiamo parlando sempre di acquisti di beni non durevoli. Sì, queste sono le manutenzioni ordinarie, quindi banalmente il catrame piuttosto che la vernice, però in questo caso abbiamo il più e il meno, nel senso che quei 20.550 esatto, di oneri di urbanizzazione da parte applicata in parte corrente, li leviamo per 11.600 euro da questa manutenzione strade e per 8.950 dalla manutenzione dell'obbligazione pubblica. Leviamo di due e finanziamo con risorse correnti. E le entrate a quel punto vedo che hanno subito
una variazione più o meno analoga, cioè da 8.000 previsti ci sono stati aumentati di 500, quindi andiamo a 8.500. Sì. Quindi praticamente con gli impegni, con i proventi pubblicitari, paghiamo il notiziario. Sì. Qui è inclusa anche la distribuzione. Ma la domanda è sì, sì, sì. Tenete presente che gli 8.500 euro c'è anche l'IVA, nel senso che noi li mettiamo futura nei confronti della società che ci fornisce il servizio, di conseguenza sono 8.500 al netto del 21%, cioè quindi alla fine è si fa un bando, si fa un, sono richiesti per motivi, per i costi, o ci si affida sempre. Ma un bando di memoria, avevamo fatto un bando, che aveva vinto le enti, e proprio la richiesta era, diciamo, l'offerta era, tu metti la pubblicità, quanto trattieni, quanto dai al comune di quella pubblicità, mi sembra avessero offerto un 70-30. Sì, sì, sì. Su questo sono le chiarimenti, insomma, c'è un CRS. Io volevo chiedere del contributo RER por FESR, sì, che erano quei 79.000 della scuola media che... 70? Sono 70 della scuola, più 9.000 era per la differenza che inizialmente aveva detto il sindaco per quanto riguarda il municipio, che all'inizio erano 30.000 euro, poi dopo che il fotovoltaico è stato fatto, quindi non si può ricontare, è stato diminuito. Quindi sono due voci, praticamente. Ecco, originariamente la cifra era 140.000, i 60.000 rimasti sono quelli del municipio. No, ci sono quelli del teatro e biblioteca. Ah, quindi c'è un fatto. Adesso ci siamo concentrati sul municipio perché è una scadenza più ravvicinata, e il teatro e biblioteca è un anno più avanti, quindi è una scadenza molto più avanzata anche quello da. Che in questo fondo deve finirsi anche la palestra comunale delle medie, che però ha delle fonti di finanziamento, visto che ha un trattino, cioè che sta. È stata tolta, ma era un intervento scuola media complessivo, non si poteva dire ok, rinunciamo alla parte della media e teniamo la parte della palestra. Mm-hmm. Non si poteva. Questa è la prima commissione di bilancio. Chiaro che il bilancio è un oggetto un po' complesso e, come vedete, noi abbiamo, per noi è anche un po' risicato, nel senso che abbiamo la necessità di fare sempre molta attenzione a tutti i capitoli di spesa. Con la proposta mettiamo un po' il cuore avanti, nel senso che la scelta è quella di mettere avanti delle progettazioni usando il fondo rotativo, di fare la riqualificazione del municipio e di accendere questo piccolo mutuo per andare avanti con la scuola elementare. Insomma, queste sono scelte, quindi lo dico in modo chiaro, sono proposte, ma sono più sul tema delle scelte. E poi massima disponibilità, nel senso che poi se volete ci rivediamo, noi abbiamo, ci rivediamo formalmente, ma anche informalmente, nel senso che... Sì, giusto, c'è, mi ricordo gente che c'è il plurinale, prego. Volevo fare solo una precisazione rispetto a quello che ha detto il sindaco adesso, ma è quello che ti dicevo prima, per il fatto di aver chiesto la documentazione rispetto al punto 5 che mancava nel primo invio. Per me era scontato che fosse una dimenticanza e che perché non volevo creare del disagio, visto che era stato detto, ecco, la documentazione della commissione mancava secondo me un punto, certo. Ecco, mi volevo fare questa precisazione perché non mi piace mettere il bastone tra le ruote la gente che lavora, tra l'altro molto bene come fa la Cinzia, e quindi ci tenevo a precisare questa. No, grazie, Fulvio, è chiarissimo, insomma, ma guarda, cioè, il messaggio che mi sento di dare, che ci hanno portato, è quello della massima disponibilità, cioè il bilancio è questo, qualsiasi approfondimento vogliate chiedere, chiedetelo in modo formale, ma anche, dico Fulvio, anche informale, nel senso che, insomma, poi l'importante è capirsi, poi se si lavora costruttivamente
cioè delle volte ci si confronta meglio informalmente, delle volte insomma, questo è anche un po' una scelta, a volte raffrontarsi, però ecco, c'è la disponibilità a fare indipendentemente dai passaggi strettamente previsti dal regolamento, insomma la possibilità a vedersi, confrontarsi sì. Oltre. Ecco, dicevi Cinzia per il problema. Chiudevo la proposta di variazione con la qualità degli eventi 2021, che vi ho dato stasera, perché la presentazione che dovevo dire non c'era. Prevede per quanto riguarda la spesa corrente uno stono di fondi per il notiziario di 450 euro che viene finanziato con una minore spesa appunto di presenza dei componenti di commissioni e consiglio. E la parte diciamo più importante che avrà rilevanza anche sul DUP, che dopo ho avuto una copia della variazione, è praticamente un'altra possibilità di accesso, insomma, sì, di utilizzo di un contributo che anche questo sta del 31 luglio, in base al quale, ai sensi di una legge regionale, l'articolo 41 per il commercio, c'è un contributo che viene dato in misura del 70% su interventi che riguardano attività relative al commercio. Quindi l'ufficio tecnico praticamente ha richiesto e ha impostato la domanda per l'ottenimento di un contributo per la riqualificazione dell'area del mercato nella cassa. Quindi hanno quantificato l'intervento di 250.000 euro, abbiamo già inviato la richiesta alla regione e praticamente anche qui bisogna che sia inserito nello strumento di programmazione dell'ente, cioè perché sennò non ti prendono in considerazione. E il finanziamento, anche qui in previsione, abbiamo inserito 175.000 euro a carico della legge 41 e 75.000 come contributi da terzi. E la domanda avrà la verifica della situazione del nostro bilancio al 31 luglio, di conseguenza della variazione del 23 la si deve inserire e vediamo come va anche questa, perché sulla base delle domande presentate poi c'è una possibilità di avere un contributo e poi dopo vedremo se ci daranno un contributo e quanto ci daranno, cioè dopo vedremo su un altro problema. Della domanda senza sì. Tanto c'è anche questa situazione, cioè recente, no? Nel senso che si è arrivata a una richiesta di integrazione, sì. Era sì. questi fondi. E comunque questa è una domanda strana. Ecco, poi sul 2021 sempre la relazione del notiziario, perché l'affidamento del servizio, essendo triennale, dovrà essere modificato proprio per il bilancio di previsione triennale. Alla luce delle modifiche che sono state proposte sulla annualità 2019 per quanto riguarda la scuola e sulla annualità 2020 per quanto riguarda l'ultimo intervento, approveremo con la questione del 23 nell'ambito dell'assestamento anche la modifica del DUP. Il DUP sulla sezione operativa riguardante la programmazione dei lavori pubblici, in quanto i due interventi che ho elencato prima sono interventi superiori a 100.000 euro e di conseguenza devono essere inseriti nel piano del 4 luglio. Quindi questo è quello che avremo nel materiale che vi verrà inviato unicamente alla delibera, alla proposta di delibera. Quindi praticamente nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, rispetto a quello che era stato modificato nell'ambito della delibera di variazione del 9 di aprile, che era l'ultima che è stata fatta dalla vecchia amministrazione,
A questo punto chiedo se c'è ancora qualche intervento, qualcuno che vuole dire qualcosa. Sì, di fatto volevo dire qualcosa che già è stato anticipato dal sindaco, però ci tengo a dirlo personalmente perché è in convergenza con quanto detto lui e riguarda una revisione dello statuto, perché fin dalla consigliatura scorsa abbiamo visto che ad esempio l'articolo, mi sembra il comma 7 dell'articolo, non ricordo quale, dice che quando in consiglio ci sono all'ordine del giorno temi che riguardano il bilancio, linee programmatiche, piani regolatori, non si possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, e nella situazione attuale del nostro consiglio che si trova a ormai discutere solo di queste cose diventerebbe quasi impossibile presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni. Quindi urge una revisione effettivamente del regolamento che c'è stata pronunciata dal sindaco. Quindi accettiamo per favore la proposta. Sì, ovviamente questo è un impegno che dobbiamo prendere insieme e scegliamo lo strumento di studio, ripeto, lo valutiamo subito in autunno, se può essere una commissione, perché comunque il lavoro da fare è un lavoro, diciamo, non banale, no? Né in termini di tempi né in termini di impegno, quindi poniamoci l'obiettivo già, diciamo, dopo il periodo estivo di cominciare a ragionarci. Quindi direi che se non c'è altro dichiariamo chiusa la commissione. Quadretto nero. Fai più tardi, vieni più tardi, sensibile.